Siamo alla Mondadori di Nocera Inferiore con Filippo Pia Bisaccia, che sta per presentare il suo libro dal titolo Ultimo, edizioni Albatros. Chi è Ultimo? È un nome che già conosciamo bene, però vorrei che ce lo spiegassi tu. È tra i principali, se non il principale cantautore della nostra generazione del 96, e che si è distinto per la profondità dei testi e per la mai banalità della sua espressione musicale. A differenza della trap e dell'ultima generazione musicale, è ancorato ancora a valori antichi di autori come Baglioni, Zero e lo stesso Battisti. E molti ci siamo avvicinati all'ultimo già prima del Sanremo del 2018, era noto già su social, su Facebook e su Instagram. Abbraccia varie generazioni, dai bambini anche della primaria fino ai vari sessantenni che riempiono gli stadi, e in particolar modo quest'anno sarà l'ultima, diciamo, incontro, poi ci sarà una pausa. Infatti è un tour attesissimo, e all'interno del libro non solo ripercorre quella che è la breve ma intensa carriera musicale, perché prevede già diversi album e decine di pubblicazioni, ma quella che è la sua storia e il suo forte messaggio lasciato attraverso i testi, testi che ripercorrono quella che è non solo la sua visione della vita adolescenziale, ma anche quella che è, diciamo, la realtà che ci circonda. Come hai articolato la struttura del libro, visto che, come potremmo definire, una biografia, ma neanche tanto biografia? L'editore l'ha definito più che altro un saggio psicologico con cenni biografici dell'artista. Io parto da quello che è Ultimo come artista, non Niccolò Morricone persona, diciamo, privata. Quindi io narro quella che è la versione esterna, pubblica dell'artista, è articolato con cenni biografici. C'è anche una prefazione che viene curata da Barbara Alberti, che cura le nuove voci di Albatros. È un piacere naturalmente per noi ragazzi essere rappresentati da lei. E ripercorrendo quelli che sono gli inizi e il valore che Ultimo dà all'amicizia, perché a differenza di altri ragazzi di contesti di borgata romana, lui è ancorato a quelli che sono i valori della famiglia e un piccolo gruppo di amici che ancora oggi lo segue all'interno del suo entourage lavorativo. Come sei riuscito a reperire tutte queste informazioni? Io lo so, però volevo che lo dicessi tu, sì, nel senso, allora, oltre attraverso la ricerca, molte inevitabile. Molte informazioni non sono nella sua biografia ufficiale su Wikipedia, ma lui all'interno, diciamo, dei social dal 2020, con la chiusura con la pandemia, si è raccontato. Ha raccontato quelli che sono stati i suoi sentimenti, quella che è stata la sua infanzia, e solo chi è andato ai concerti sa che nel 2022, che è stata poi la ripresa dal 2020, sono stati diffusi anche dei video sui maxi schermi di infanzia, di periodi della sua vita privata, e un incontro al Teatro Acacia a Napoli ha reso, diciamo, l'artista ancora più vicino a quello che è il pubblico. Un piccolo teatro, non è uno stadio, circa 900 posti, quindi a differenza dei 60.000 del Maradona, e lì ho reperito la maggior parte delle informazioni. Anche l'intervista a Massimo Gramellini è stata utile naturalmente per conoscere, avere un quadro generale. Ha una personalità complessa, nel senso, sì. Noi che abbiamo seguito qualche sua intervista l'abbiamo sempre riscontrato sicuramente profondo, ma anche polemico, giustamente, sì, in alcuni momenti polemico, una persona che non ha paura di dire quello che pensa e di forse inimicarsi anche qualcuno, ma pur di dire quello che pensa, insomma. E questo è quello che accomuna un po' tutti i ragazzi under 30, diciamo, il dire quello che si pensa, difendendo quelli che sono i propri ideali, quelli che sono i propri obiettivi. La questione nasce a Sanremo 2019, sì, perché noi ragazzi vediamo Sanremo come l'espressione della musica popolare. La decisione, secondo noi, spetterebbe a quello che è il pubblico. Naturalmente non siamo noi a riempire gli stadi e bookstore e a comprare gli album, mentre per un pro quo, diciamo, tecnico di qualche percentuale saltò quello che fu il primo posto.
ricordo. Diciamo, anche con circa il 90% del voto del pubblico, l'88 fu circa, poi superò Jolie con il 90% nel 2024, ha lasciato un po' tutti a bocca asciutta, diciamo così, perché poi tra i due artisti, primo e secondo posto, per quello che ha avuto maggior successo è stato proprio ultimo, diciamo anche. Hai detto una cosa interessante prima, effettivamente è un po' transgenerazionale, nel senso che è amato dai giovani, dai intermedi, se vogliamo sì. dire, e anche quelli più grandi, ma anche tra i cantanti e i cantautori italiani è amato, perché ha duettato spesso in trasmissioni televisive Baglioni. Con Baglioni e anche altri, insomma, nomi importanti della tradizione italiana. Anche un concerto di Fabrizio Moro, quindi, da giovane, diciamo, prima di diventare quello che è oggi. Quindi è come se fosse molto apprezzato da tutti, ma anche esposto a critiche da parte dei critici. Sì. Come ti spieghi questo atteggiamento? Tu che l'hai così, hai studiato il personaggio pubblico con tanta attenzione. Io credo che sia una questione più che altro anche personale. Perché i giornalisti che si sono espressi nei suoi confronti in sala stampa già l'avevano seguito nel percorso e furono critiche più che altro a quello che è un modo di fare musica che oggi tre giorni non c'è più. Se noi ascoltiamo la generazione del 96 fino ad arrivare a quella del 2004, gli ultimi, hanno anche nella musicalità, nel ritmo e nel timbro, nella vocalità, qualcosa che è totalmente differente da quello che è Baglioni, da quello che è Battisti. Certo. Diciamo, lui sì, invece è un giovane che guarda al passato con gli stessi ideali del passato, forse anche la critica si aspetta qualcosa di nuovo, di moderno, invece è stato sannato anche dagli stessi critici per dei pezzi più orecchiabili, più da radio, come Ti va di stare bene, vieni nel mio cuore, come il famoso featuring con Ed Sheeran, che poi fu un successo anche in Gran Bretagna. Qual è la canzone che a te personalmente piace di più? La canzone che mi ha colpito di più è Peter Pan. Lui è un compositore, a differenza dei suoi coetanei, scrive testi non solo, ma compone anche quella che è la parte musicale, e c'è una parte al piano, pianoforte, e poi anche la versione delle sue canzoni nell'home piano session, in cui c'è solo piano e voce, un qualcosa di unico che altri non hanno proposto. Cosa hai scoperto tu? Che già partivi con una conoscenza approfondita sì. del personaggio e del musicista che non sapevi che ti ha colpito sia soprattutto dal punto di vista personale. Io sono rimasto colpito da una, diciamo, un'assonanza tra la mia e la sua vita. C'è stata una fase della mia vita nel 2010 di crisi personale. Eravamo due adolescenti di 14 anni e lui nell'intervista a Massimo Gramellini racconta di problemi simili, non solo adolescenziali ma anche familiari, che hanno accomunato sia me che lui, e anche problemi scolastici, diciamo, in questi racconti che ho fatto sui social, aprendosi, perché un ragazzo di successo come lui sembrerebbe quasi da una vita stellare, una vita perfetta, che invece non è stata, sia dal punto di vista familiare che personale scolastico. Quindi mi ha colpito questo, in genere da chi ha tanto successo si aspetta un percorso lineare, che così non è stato. Sì, è vero, anche se possiamo dire sicuramente che pur non essendo presente sulle scene con costanza sì. è un personaggio che è presente, cioè sì. si sente che c'è quando lo nomini, pur non essendo sempre in televisione oppure nelle hit ultime che si ascoltano, è conosciuto, cioè molto, subito ci si... Molto conosciuto, molto apprezzato. E poi lo aspettiamo per il 1° maggio, ha detto alle 22:30, quindi tardi, ore 1. Ti è venuta la voglia di scrivere questo libro? È nato in 15 giorni. Ah, dopo, raccontaci un po'. Sì, io non avrei mai pensato di scrivere. La pubblicazione fatta sull'intelligenza artificiale è altro. Questo nacque di getto dopo il 26 giugno 2022, quindi ben un anno, circa 2 anni fa,
perché riuscì per caso a concludere gli esami del mio percorso di laurea magistrale in giurisprudenza e dissi: io andrò al concerto di Ultimo il 26 giugno se il 21 supererò l'esame. Il 22 arrivò il risultato e festeggiai una conclusione di un percorso, perché è una liberazione soprattutto per i laureati in giurisprudenza concludere il percorso al Maradona, con una grandissima gioia. Tornai a casa e dissi: vorrei trasmettere, io già mi esercitavo a scrivere dal liceo classico e pensavo di fare delle brevi memorie, poi di condividere i social con gli amici del fan club, e nacque proprio invece un saggio su Ultimo, pagina per pagina, in 15 giorni, e l'editore ha consentito la pubblicazione. I tuoi amici, i tuoi coetanei, come hanno accolto questa tua decisione, questa tua pubblicazione? Cosa ti hanno detto? È stata accolta bene dai social, da persone che io ho conosciuto nei teatri e negli stadi. È stata accolta bene. Ho avuto anche dei messaggi anche dall'Olanda, di persone che seguono Ultimo, di una comunità italiana, che hanno acquistato il libro, perché forse su Amazon è presente anche in Olanda, io non sapevo. Quindi non pensavo, la maggior parte però delle persone ha più di 40 anni, tutte donne quelle che hanno scritto nel mio profilo Facebook. Voglio farti una domanda sull'intelligenza artificiale, sì, che non è legata a questo libro, è una pubblicazione legata al tuo percorso di studi. Sì. Che ne pensi tu dell'intelligenza artificiale? Sei giovane, quindi sicuramente sei aperto, come è giusto che sia, a questo tipo di cambiamenti. Sì, io penso, nel libro, è una tesi di laurea pubblicata, descrivo quelli che sono due blocchi, in accordo con quelli che sono anche stati i miei docenti, blocco orientale e occidentale. Non si è mai verificato nell'Occidente, cioè nell'Unione Europea, un utilizzo negativo, militare, dispotico di quella che è l'intelligenza artificiale, perché siamo repubbliche, democrazia anche in forma di monarchie costituzionali. Il problema non è l'intelligenza artificiale in sé, ma siamo noi esseri umani, e come utilizzare uno strumento da lavoro dipende da quello che ne fai, come un'arma da taglio può essere utilizzata in cucina, può essere utilizzata per uccidere, per offendere una persona. Quindi non è la tecnologia in sé a far paura, ma siamo noi esseri umani, come ce ne serviamo. Se ne è parlato anche a livello ecclesiastico, mi pare che anche ci sia un frate, un sacerdote esperto di intelligenza artificiale, chiamato anche dal governo a discuterne, perché c'erano dei dubbi sull'etica, l'etica anche cristiana dell'intelligenza artificiale, però i problemi non si pongono, perché l'intelligenza artificiale è fatta di input ed output. Se noi programmiamo un robot, un hardware, un software in maniera positiva, quindi già come se educassimo un bambino alla sensibilità, noi non avremo una macchina da guerra. Naturalmente esistono strumenti altamente tecnologici, di droni e anche di intercettatori di missili, che naturalmente vediamo anche nelle ultime guerre in Russia e in Israele, che sono realtà, ma non fanno parte di quella italiana. Quindi diciamo che il problema più che altro è di chi progetta determinati strumenti. L'intelligenza artificiale, al di là della guerra e di quella che è la difesa, è una grandissima novità, perché dall'anagrafe digitale, da anche l'app banking a riconoscimento facciale. Pensiamo che già 10 anni fa andare in banca e fare lunghissime file era un qualcosa di estremamente dannoso per la persona. Oggi con un semplice riconoscimento facciale, lo faccio anche io, accediamo a quelli che sono i nostri dati bancari e quelli che sono naturalmente i sistemi di sicurezza, anche della Polizia di Stato, dall'intercettare la targa a quella che è l'impronta che noi lasciamo al comune con la carta digitale, che aiuta quelle che sono le indagini preliminari. Quindi credo che sia usata bene, possa rivoluzionare il tutto. Chissà cosa direbbe Ultimo sull'intelligenza artificiale, pensando anche alla possibilità di farsi aiutare o dall'intelligenza artificiale nella stesura di un testo. Penso che sarebbe molto polemico al riguardo. Sarebbe polemico. Ci sono i test di ChatGPT, molti li usano anche, sì, in Gran Bretagna. Ci sono anche dei featuring falsi tra Ultimo e cantanti come Justin Bieber, non hanno mai collaborato, si vede che la voce è falsata.
su canzoni come Sabbia, ma non hanno mai cantato insieme e non hanno mai fatto polemica, però fa riflettere. Assolutamente, sempre. Noi usiamo questo termine non con una connotazione negativa. A volte bisogna essere polemici, sì. Non è necessariamente un aspetto negativo. Filippo, tanto in bocca al lupo e speriamo che questo non sia l'ultimo delle tue pubblicazioni, ma non credo assolutamente. E quindi ricordiamo, stasera sei alla Mondadori di Nocera Inferiore, sì. Presenti Ultimo, Albatros Edizioni. Grazie mille. Grazie a te.